alla famiglia, di porgere un saluto all'amico Carmelo. E l'ho fatto perché per chi come me vive la politica come impegno, Carmelo ha rappresentato un esempio. E l'ho fatto anche perché ho inteso interpretare la volontà e il desiderio degli amici di Carmelo che sono qui presenti e che hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo. Una persona che la vita ha portato lontano dalla sua terra natia, che però non è riuscita a distogliere da quella passione per la politica e per il partito. Infatti, nonostante abbia trascorso gran parte della sua vita in Svizzera, ha comunque trovato il modo per coltivare questa passione e lo ha fatto riuscendo a ritagliarsi uno spazio anche lontano da Via di Monte. E la vita non è riuscita a distoglierlo dall'amore per il suo paese, perché io ho avuto il piacere di conoscerlo soprattutto durante la campagna elettorale del 2013, quando ha deciso di spendersi per il suo paese credendo in un progetto politico che stiamo cercando di portare avanti e che se un giorno riusciremo a realizzare una parte di merito andrà anche a questa grande persona. Certamente dico alla sorella che anche in Sicilia Carmelo ha tanti amici, non soltanto in Svizzera, come è stato testimoniato dalle numerose telefonate che sono arrivate per manifestare la vicinanza e proprio il legame con una persona che ha vissuto la sua vita e ha dedicato la sua vita ad un ideale, cioè quello di cambiare la società